In tutta Italia oggi manifestazioni degli studenti a una settimana dall'incidente di Lorenzo Parelli, il 18enne morto durante uno stage formativo in un'azienda metalmeccanica di Udine. Vincenzo Frenda. Sono scesi in piazza ad una settimana dalla morte gli studenti di tutta Italia per ricordare Lorenzo Parelli, il 18enne morto schiacciato da una putrella nel suo ultimo giorno di stage in un'azienda di Udine. Qualche momento di tensione con la polizia a Torino come Roma e Milano. Fumogeni e brevi cariche di alleggerimento fino al tardo pomeriggio, ma da Cagliari, Potenza, Venezia e ovviamente Udine il grido degli studenti è unanime. Chiedono sicurezza, chiedono diritti, ricordano che Lorenzo era uno studente, non un lavoratore. Era timido, va detto, ma una volta che prendeva piede nella conversazione, nell'amicizia, era di un altruismo veramente unico. Quando un ragazzo si trova a dover affrontare un percorso di alternanza scuola-lavoro per il quale non è assolutamente preparato, non ha consapevolezza né dei suoi diritti né dei suoi doveri e senza nemmeno una retribuzione né la sicurezza e le tutele lavorative necessarie. Sul fronte dell'inchiesta invece arriva il secondo indagato dopo il legale rappresentante della Burimec. Si tratta di un operaio che era nei pressi della macchina a cui lavorava Lorenzo, il primo ad intervenire dopo l'incidente, forse la persona a cui era affidato lo studente nello stage. A completare le indagini arriveranno nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia sul corpo di Lorenzo effettuata oggi da un anatomopatologo e da un traumatologo. Solo dopo potrebbe arrivare il nulla osta per restituire il corpo alla famiglia ed effettuare i funerali.